regioni, soprattutto nelle realtà grandi come Regione Lombardia, hanno un ruolo da una parte di collegamento con le strutture nazionali e soprattutto anche di coordinamento con quelli che sono gli organismi a livello territoriale, le province, gli oltre 1500 comuni. Si tratta magari di evitare che ci siano sovrapposizioni, questo fa parte di quel processo di attivazione dell'autonomia, si è votato non molto tempo fa, anche se ne è passato già parecchio di tempo, e spero che questa autonomia venga declinata in termini chiari e che le regioni abbiano le possibilità di operare in modo sempre più autonomo per quelle che sono le materie di loro competenza. Diversi provvedimenti sono stati approvati nel corso dei 2 anni in cui sono stato appunto presidente del Consiglio regionale di Regione Lombardia. Se devo sceglierne uno importante è stato il regolamento proprio per il funzionamento del Consiglio regionale. Ci è voluto un po' di tempo perché naturalmente bisognava cercare di snellire le procedure, c'erano in alcuni casi le resistenze, in altri casi dei passi in avanti che sarebbero stati magari difficili da applicare subito, però in questo periodo in cui sono stato presidente è stato finalmente approvato il nuovo regolamento del Consiglio per il funzionamento del Consiglio regionale. Di aneddoti importanti o comunque che mi hanno colpito durante il periodo in cui sono stato presidente del Consiglio, ne ricordo uno in particolare perché appartiene ai primi mesi della presidenza, era all'inaugurazione della nuova aula magna dell'Università Bocconi. Prima dell'inaugurazione ufficiale c'era un incontro, chiamiamolo di cortesia, fra gli ospiti importanti, e fra gli ospiti importanti c'era anche il presidente del Consiglio, oltre che il governatore, presidente della Repubblica, allora era Napolitano, c'era il presidente della Commissione Europea Barroso, il cardinale Tettamanzi, il quale mi ricordo il saluto che fece, disse buongiorno figliolo, e mi mise anche, diciamo così, a mio agio. Poi c'era Mario Monti e naturalmente il sindaco di Milano, allora Letizia Moratti. Mi trovai, diciamo, a mio agio, forse a mio agio, visto che ero la prima esperienza, diciamo, anche di consigliere regionale, forse troppo. Comunque riuscii a mantenere un livello di colloquio, anche utilizzando qualche residuo di francese e di inglese con le persone che erano con me. E questo ricordo me lo porto dietro perché a volte ci si trova in situazioni che mai fino a pochi mesi prima avrei immaginato di vivere.